Bentrovati su Mezzo di G, il primo delle giornali in madrelingua messinese. Vi piaccia o non vi piaccia? Qua ci dovrebbe essere la signora Mimmo, la signora Mariella. Ma me la saro solo! Signora Mariella! Eccomi, io sei, ero di là, io sei, tu non sai quello che sta facendo. È chiusa nella stanza con quella palla magica. Se adesso una gammata! Sono preoccupatissima, sono ansiosa, te l'avevo detto, sì, te l'avevo detto. Ma sta facendo... Ma maldisse chi? La dovevi licenziare! Ma signora Mariella, signora Mimma! Signora Mimma, dobbiamo lanciare il servizio! Un momento, signora Mimma, mi sta riuscendo! Signora Mimma, dobbiamo lanciare il servizio! E lanciasse lei, lanciasse, di che si tratta? Che cos'è? Sui cervelli in fuga! Ma non si obbliga a stampare lei, amo che ci scappavo! Adesso l'ammazzo! Cervelli in fuga! Un giorno un montatore televisivo mi disse: immagina questa sala, immagina come se fosse Messina, la sala appunto del montaggio. Ecco, io e te che siamo qui siamo i più bravi, ma la vera sfida è quella di uscire da questa sala, quindi fuori da Messina. Ecco, voi cosa pensate di fare? Di rimanere dentro la sala di montaggio o di uscire? È una gran bella domanda e tra l'altro è una domanda che tutta la nostra generazione si pone quotidianamente. Rimanere a Messina alle volte per alcuni, oltre ad essere un forte limite, addirittura diventa qualcosa di impossibile. Io penso a tanti miei coetanei che sono andati a studiare altrove e rimarranno altrove proprio per una mancanza di opportunità. Sicuramente da parte mia, da parte anche di tanti altri, la sfida è quella di rimanere, nonostante spesso le opportunità che la città offre non siano all'altezza, nonostante siano tantissime le difficoltà, soprattutto ovviamente in campo lavorativo. Parliamo di una città che è bellissima, parliamo di tantissimi ragazzi, studenti fuori sede che vanno altrove, decidono di vivere altrove, ma tornano sempre perché fortemente legati a questa terra, quindi non è un rifiuto nei confronti della città in quanto tale o perché reputano questa città una città brutta, ma piuttosto perché materialmente non riescono qui a trovare quelle opportunità che trovano altrove e che permettono di poter costruire semplicemente un percorso di vita. E quindi secondo voi cosa manca a Messina? Sostanzialmente, come ha anche detto Guglielmo, le opportunità lavorative offerte da Messina non sono tantissime. Un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, comunque al mondo accademico, è più complicato dirsi rimango qui a Messina perché studio qui e poi spero di lavorare anche qui. Quando tu cominci a studiare all'università, se ti fai davvero il mazzo, come suol dire in queste situazioni, puoi trovare uno sbocco lavorativo anche dentro l'università, rimanere lì. Qui a Messina è molto più complicato riuscire a laurearsi, non perché l'Università di Messina abbia qualcosa di meno, anzi la penso in maniera totalmente diversa, è uno dei dipartimenti molto molto valenti. Il concetto è che una volta laureati, qui trovare un lavoro, un impiego nel settore in cui ci si è specializzati è molto molto difficile, quindi sicuramente non mancano le possibilità. Mancano le occasioni reali per chi come me o Guglielmo o altri ragazzi studia per fare qualcosa e poi finisce a fare tutt'altro. Un ragazzo di 20-21 anni, 22, anche dopo i 25 perde gli stimoli se non riesce a fare quello per cui per tot anni ha studiato e si è davvero spaccato la schiena, quindi finisce per andare altrove e non rimanere qui, quando invece qui c'è realmente bisogno di chi ancora sogna e di chi ancora vuole realizzare qualcosa con i suoi studi. Avete mai avuto esperienze fuori Messina? Io ho vissuto per 2 anni alla Spezia, ero giovanissimo, ho frequentato gli ultimi 2 anni delle elementari. Credo che come esperienza però mi sia servita tantissimo perché al ritorno ho fatto le medie, le superiori, l'università qui, però al ritorno ecco quello che ho notato è che ero fortemente cambiato, ciò che prima consideravo la normalità non lo era più, penso ad esempio alle aule. Io alla Spezia avevo l'aula di storia, l'aula di geografia, avevo il tempo pieno, il comune organizzava una serie di iniziative, era tutto un sistema che permetteva allo studente, in quel caso al ragazzino che ero, di vivere il mondo della scuola ma anche la città in modo differente rispetto a come poi l'ho vissuto a Messina. A Messina sono stato catapultato in una realtà diversa, aule fatiscenti, e addirittura durante le superiori è caduto pure un pezzo di tetto, insomma una realtà totalmente diversa che ti fa percepire come molte delle cose che noi viviamo in realtà non siano normalità. Ecco perché l'augurio
e anche nei confronti di chi oggi va a studiare altrove, entra in contatto con mentalità, con realtà che sono differenti, un ritorno di queste persone non solo garantirebbe alla città da un punto di vista professionale delle figure spendibili e dal profilo altissimo, ma anche una serie di ragazzi e ragazze che entrando in contatto con altre realtà trasportano quelle mentalità che spesso sono anche più europee, se vogliamo, nella nostra città che ne ha tanto bisogno. Messina è una città bella, spesso sono i cittadini a non avere cura della città, spesso è il cittadino a non percepire la panchina come il bus o qualsiasi altro servizio come qualcosa di tutti, ma piuttosto pubblico, quindi di nessuno. Queste sono cose che fanno male alla città, il poco senso d'appartenenza alle volte, e dall'altra anche l'incuria nei confronti di ciò che in realtà appartiene a tutti e che potrebbe rendere questa città, da un punto di vista economico, da un punto di vista turistico, sotto tanti aspetti una delle città più belle ed anche ricche d'Italia. Spesso però queste persone ritornano e sono i giovani a non accoglierle. Perché secondo te? In quel caso non si tratta più della città, non si tratta più di quello che è stato offerto, si tratta realmente dei giovani che nella loro indolenza non comprendono e quando c'è un'occasione bisogna sfruttarla. Soprattutto in ambito giornalistico, comunque in ambito lavorativo in generale, quando si legge un annuncio di un lavoro o si legge che si sta cercando un determinato soggetto per andare a lavorare una conferenza e si pensa vabbè lo faccio un'altra volta, oggi mi secco, è sbagliatissimo, perché dietro quell'occasione potrebbe nascondersi realmente ciò che potrebbe essere, non dico il futuro, ma la possibilità di trovare qualcosa in più. Quindi a mio parere i giovani messinesi, soprattutto i giovani in Sicilia qui che non sfruttano le occasioni che hanno, potendo fare esperienza altrove o con gente che altrove la sua esperienza l'ha fatta e si è formata, sbaglia di grosso. Cioè, per me non bisogna chiudersi nessuna porta, assolutamente. E cosa ne pensi di tutti quei ragazzi che si lamentano del fatto che qui non ci sia nulla e poi non partecipano a questi eventi? Sono tanti. Purtroppo alle volte ci si lamenta senza far seguire a questo lamentarsi, se così possiamo definirlo, un impegno. Faccio un esempio che ci tocca da vicino. Noi come associazioni, come rete di ragazzi, ci lamentiamo spesso che nella nostra città mancasse un festival. Noi abbiamo deciso di organizzarlo quel festival, abbiamo deciso di farlo senza tra l'altro averne chissà quale conoscenza. Ci siamo messi insieme, abbiamo ragionato insieme, abbiamo stilato su un foglio ciò che ci sarebbe piaciuto vivere anche altrove e l'abbiamo realizzato nella nostra città. L'impegno, soprattutto il nostro impegno, è rivolto alla città, tutta la comunità studentesca, universitaria, tutti i giovani della nostra città. Quindi ben venga che loro continuino a lamentarsi, anzi a volte le lamentele, le critiche sono sicuramente costruttive. Quindi vedere che altri fanno delle cose e non si lamentano semplicemente porrà anche loro nelle condizioni di dire: a me il festival che avete organizzato non mi piace, sai che c'è, io ne faccio un altro. E a vincere in questo senso la città, perché ce ne saranno due, ce ne saranno tre, saranno sempre più numerose le iniziative che si faranno, ed anche nel sentimento comune, nella mentalità comune, come diceva Claudio, appunto, si creeranno molte più occasioni. Le generazioni successive, quelle i ragazzi di scuola ad esempio, cresceranno con un'impronta che è diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto noi, ormai generazione universitaria, perché avranno dei precedenti su cui lavorare e sicuramente da migliorare. Allora la domanda è questa: ragazzi, perché vi lamentate e non fate qualcosa di concreto? Mi succedeva. Signora Mariella! Signora Mariella! Eccomi lei, cue! La signora Mariella! Ah, fai una cortesia! Signora Mariella! Sono io la signora Mariella! Ancora! Signora Mariella! Non vuole capire! Io sono la signora Mariella! Stessa qua, signorina, lei cosa sarà? La signora Mariella! Sì, ma la signora Mariella che conosci? Io ho 30 anni più sede lei! E io non 9! Ma lascio che dolore a destra. Signora Mimma! Cacasugno! E lei cusaria? La signora Mimma. La signora Mimma che conoscevo io 100 anni che stai, giovanotta. Io ne ho 10. Ma mi spiegate che cosa avete combinato là dentro? Sì, una magia. E per fare chi? Per diventare piccoli. E a che vi serve diventare piccoli? Per andarcene da Messina. E per chi? Per non fare lo stesso sbaglio che facesti tu. E quale sarebbe questo sbaglio che feci io? Che restassi qua a Messina e non te ne andassi. E dunque ora? Aspetta. Guarda che siamo belle voci. Che malaiunnata. Arrivederci, signor Miller. Ah,
Arrivederci, ma state solo. Ciao, Giuseppe. Arrivederci. E tante belle cose. Ma chi se me la sta solo? Sconsolato e vecchio.